Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, postazione molto in postazione molto nel bosco. Speravo che non ci fossero le cicale, ma ci sono, ma io sto preparando le box da mostrarvi oggi. Due box in collaborazione con Esos, eccole qua. Ho pensato di farvele vedere tutte e due assieme perché sono piccine. Sono da, non mi ricordo perché me l'hanno inviate, 12,90 o 14,90 l'una, ma sono anche scontabili. Mettete nella lista dei desideri, quando ci sono le promozioni, queste sono sempre scontabili. Sono le box periodiche che inviano. Purtroppo non arrivano tutte quante, quelle che fanno uscire in Inghilterra, però comunque sia ce ne sono una buona parte e hanno sempre ottimi prodotti. E quindi io direi di, non sapendo quale scegliere perché non le ho ancora aperte, partiamo con questa, perché mi piace il pack. La confezione, ok, allora l'apriamo. Questa è la Go Play, ok, 2021 Best Viral Beauty Hits, quindi era una vecchia edizione che speriamo, ma io l'ho vista ancora nel commercio, penso di averla vista tra le offerte del periodo, quindi forse l'hanno rimessa fuori. Guardateci, se non è disponibile al momento, i desideri, notifiche, quando è disponibile sapete che potete prenderla. Di la Face and Body, quindi sono i beauty hits virali del 2021, e andiamo a aprirla. Ok, non ci sono tanti prodotti, ma me lo aspettavo, ecco qui, e direi di scoprire assieme cosa abbiamo. Prima i piccoli, poi i grandi. Ok, allora, piccolo, ma partiamo bene. Sia a te, Glow to Highlighter, illuminante in polvere, e 1,5 grammi. Non starà mica venendo il sole qua, che poi sono sovraesposta, che era andata in protezione. Ecco, ce l'abbiamo fatta, è stato piccino. Ok, è fatto così, senza specchietto, ma è carino da provare, vediamo. Si attiva dei buoni prodotti. Ok, oddà, bello, ci piace. Pensavo fosse una zanzara, invece è un capello, perfetto, meglio così. Lo rimettiamo dentro perché poi dopo vi faccio il recap finale, mettiamolo qui. Poi andiamo avanti, sempre con i piccoli. Charlotte, ok, questa volta Charlotte, però non è un Charlotte Tilbury, scusate, però non è un se viene il sole mi sa che sono sovraesposta. Aspettiamo con questo video, non è il rossetto che solitamente è quello. Crystal Elixir, cristalli infusi Miracle Skin, 3,6 ml. Speriamo che gli alberi ci proteggano un po'. Ok, è proprio piccino, ma questo credo che sia un campione, quindi neanche un travel size. Ma è un elixir ok, per la giovinezza. È fatto così, molto sottile e assorbe immediatamente. Perfetto, mi piace assai, soprattutto per il periodo. Io non so se questi sono travel o full size, quindi ve li faccio vedere tutti. Allora, Wonder Wand Luxury Finish Cream Anger Friendly Styling, non so cosa sia, di Easy Locks. Ok, penso che sia un full size perché è un 12 ml. Healing Wand, vabbè, ma non so cos'è. Ma cos'è? Un mascara, no? Sì, fatta mascara. Ah, adesso me lo leggo. Allora, per fermare i baby hair. In cosa molto intelligente, molto intelligente. Non credevo neanche che esistessero prodotti del genere, quindi mi piace ancora di più. Ma vedete qualcosa voi o sono super sovraesposta? Ed non so come fare. Aspettate. Oddio, uccido tutto.
Ok, dovrebbe essere un pochino meglio, almeno per questo video. Poi andiamo avanti perché di The Ordinary è un full size a 50 ml. Salici, acido salicilico 2%, è una maschera all'acido salicilico, quindi perfetta per la pelle con imperfezioni, 50 ml full size, ed eccola qua, e ci piace, chiusa, sigillata, bello, direi che è perfetto per la mia pelle, mi piace e lo proverò. Ultimo prodotto, e wow, di Lush, che non avevo mai trovato in una box, ma non hanno scadenze vicine? No, 23 novembre 2022, non è proprio lontanissima, ma ci sta. Cos'è? Shower gel, lo usiamo, 100 ml, Snow Fairy for brillare, perché effettivamente li ho visti qui, non si muovono. Vabbè, forse durante la doccia, vedete che ci sono tanti brillantini. Buono, mi piace. È un po' particolare come profumo, però mi piace. E lo metto subito ad usare, quindi non c'è problema. Quindi, prima box, abbiamo trovato full size maschera The Ordinary, il fissante per il baby hair, questo credo che sia un formato vendita perché è un 100 grammi di Lush che non avevo mai trovato, ed in travel size l'illuminante di Siate, che però l'illuminante dura una vita, ed è questo siero che però è un campione di Charlotte Tilbury. Direi che per il prezzo che ha è una box che può valere il suo prezzo. Chiudo solo un attimo prima che perdo qualcosa per strada e vi mostro adesso l'altra, che è questa. E andiamo a vedere. Questa sempre GoPlay New Year Sun Me. Ah, quindi questa è quella per il nuovo anno. Ok, andiamo a vedere i prodotti direttamente. Questa è piccina, ma più o meno abbiamo i prodotti dell'altra. Ok. E abbiamo intanto qualcosa che da come si presenta la carta dentro potrebbe essere un po' fuoriuscito. Partiamo con i travel size, forse questo un po' uscito, micro pore mist minimizer toner tonifica di micro pore mist, potrebbe clear start dermalogica clear start. Quindi è un minimizzatore per i pori, un spray. No, qualcosa dentro è rimasto. Ok, ha un getto un po'... un profumo abbastanza buono e questo è lui. Poi, sempre mini size... è le Miss Superfood Midnight Special Nutriente Crema Notte da 15 ml, questa, che è le Miss costa tantissimo, è le Miss costa tantissimo, ma non mi fa impazzire, però il marchio è davvero super super. La apriamo perché tanto questa la provo. Ok, super cremosa, ecco, magari non proprio in estate, ma comunque, anche perché è super nutriente, però ci sta, e poi un bel prodotto. Poi, Glam Glow, e questo è un marchio che mi piace molto, ed è super mood, clearing treatment, e la maschera ed è purificante, 5-20 minuti, questa è proprio un campione, non è neanche un travel size, è un po' come mi dite, è un campioncino, perché è un 7 grammi, ci fate due applicazioni complete, se è chiusa la lascio chiusa perché ne ho altre. Questa maschera sulla pelle mista grassa fa davvero la differenza, mi piace tantissimo. 3 ml, quindi è un campioncino Charlotte Tilbury, però apprezzo il fatto
che non sia il solito rossetto, perché ormai mi piace, ma ne ho tanti. Questo è un contorno occhi e il cream to turn back to look. Ok, fatto così. Molto carina, molto carina. Soprattutto si può provare. Tanti pantaloncini però. C'erano anche questi due. Allora, poi Cetaphil, forse questo è un full size perché 118 ml. Gentle Skin Cleanser, quindi un detergente viso e corpo per pelle sensibile e secca. Ok, questo ci sta. Chiuso, forse non sento il profumo. Ah, no, è aperto. O non ha profumo, forse è davvero molto gentle, però ci sta. Allora, ricapitoliamo. Cetaphil in full size, che è sempre utile. Poi tutti gli altri sono travel size, come ad esempio questo minimizzatore di poi, però che è Dermalogica, sì, e quindi so che è un marchio costoso. Abbiamo la Elemis Superfood in travel size, poi Glam Glow Super Mood, 7 grammi, no, è un travel size perché non c'è scritto no, da non... che non è destinato alla vendita, quindi un travel size e questa è fantastica. E poi invece di campioncini, perché è not for sale, di Magic Hair Scour di Charlotte Tilbury. Allora, rispetto all'altra, questa box non mi ha fatto impazzire, però ci sta per provare i prodotti, soprattutto magari con uno sconto, perché sapete che ci sono anche i prodotti e queste box possono anche essere scontabili, quindi mi piace. E niente, questo era tutto per il video. Io a questo punto mi sposto perché qui sono sovraesposta e devo fare le foto per la copertina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!